Benvenuti a Riflessi su Prima TV, canale 17. Oggi parleremo di grafologia e criminologia con Candida Livatino, che ci spiegherà qual è la scrittura dei serial killer e qual è invece quella delle vittime. Parleremo poi del ruolo del medico di famiglia con il dottor Pasquale Contaldi e infine parleremo di come denunciare una violenza alle autorità con il dottor Mario Di Mattia. Ma andiamo subito in collegamento con la nostra ospite. Candida, benvenuta, Candida Livatino. Grazie, grazie dell'invito, buona serata. Giornalista pubblicista, peritografologa, specializzata in diverse aree della grafologia, tra le quali l'analisi della scrittura e dei disegni dell'età evolutiva. Tra l'altro collabora con diversi programmi sulle televisioni nazionali come Mattino 5, Quarto Grado, Forum, Le Iene e molti altri. Candida, io vorrei partire proprio con una domanda per te, che è: come la grafologia, come la scrittura può far trasparire quello che è la personalità di un individuo? Dunque, la scrittura siamo noi praticamente, è la nostra spia dell'anima, è come diceva appunto padre Girolamo Moretti, la mano traccia il gesto, ma è l'anima che esprime la forma, perché quando noi scriviamo mi state dicendo a me, grafologa, quello che siete in realtà, cioè non, la scrittura non mente, appunto è la spia dell'anima. E quali sono gli elementi della scrittura che dobbiamo tenere sott'occhio? Allora, per quanto riguarda, insomma, stiamo parlando un po' forse di criminologia, ci sono degli elementi appunto che bisogna tenere sott'occhio, sono quando vediamo delle scritture molto angolose, quindi c'è proprio la punta, non è molto arrotondata, vuol dire che una persona è aggressiva, oppure i tremolire, stentatezze, quindi una persona che ha accumulato tanta rabbia nel tempo che può esplodere da un momento all'altro. Tutti abbiamo dentro di noi della rabbia, però bisogna veicolarla nel verso giusto. Oppure anche l'occupazione del foglio, il margine, quando non c'è nessun margine, sia sul lato destro sia sul lato sinistro, la persona si sente è soffocata dall'ambiente, quindi è pronta a scattare per un non nulla. Quindi vedete, ci sono veramente tanti elementi che poi li potete trovare nel mio ultimo libro. Parliamo del tuo ultimo libro, che si intitola Grafologia e criminologia, i killer e le vittime analizzate attraverso la loro scrittura. Come può la grafologia, diciamo, essere utile alla criminologia? Beh, diciamo, io parlo sempre di contributo, perché io do sempre un contributo anche per chi è in analisi, e quindi attraverso la scrittura, se c'è, è venuta da me una signora dicendo che aveva un compagno un po' aggressivo, cioè se ci sono dei campanelli d'allarme, attraverso appunto uno scritto ti posso dire guarda che forse è meglio lasciare questa persona, ed è successo appunto a questa signora che è venuta da me, che ha lasciato poi il compagno, e poi il compagno è andato a fare una cosa molto brutta a un'altra persona. Quindi sono dei campanelli d'allarme per vedere se la persona ha qualche problema. Certo, è abbastanza, diciamo, delicata come questione, perché effettivamente poter prevedere se una persona commetterà o meno un qualcosa di brutto è molto molto difficile, però è interessante sapere che comunque la scrittura ci può venire in aiuto, almeno per capire un po' la tendenza, quello che possono essere dei tratti di personalità da tenere sott'occhio, comunque poter decidere se effettivamente la persona adatta, diciamo, a noi o meno. Per quanto riguarda sempre la criminologia, qual è una caratteristica quindi della scrittura di un serial killer? Non esiste appunto la scrittura di un serial killer tipo, diciamo così, ma alcune caratteristiche sono in comune, come un passato di abusi fisici e psicologici di subiti, oppure di abbandoni, spesso troviamo appunto un'infanzia infelice, oppure delle persone che sono state abusate e poi vanno a scaricare questa rabbia, insomma vanno a violentare altre persone, come un liberarsi appunto da questa cosa che hanno dentro di loro. E le caratteristiche appunto che ho ritrovato spesso nei serial killer, quello che vi ho elencato prima, le scritture spigolose, l'inclinazione, ecco, anche questo è un altro particolare, quando la scrittura è inclinata verso il margine destro del foglio vuol dire che è una persona che ha capacità manipolatoria, sa come fare per entrare, cioè decarpire la tua sensibilità, poi manipolarti come meglio crede, insomma. Comunque queste sono solo indicazioni, ovviamente non è che tutti quelli che hanno quei segni poi vanno a fare un omicidio o quant'altro, comunque ripeto, sono solo indicazioni. C'è qualche differenza tra quella che è la scrittura di un serial killer e quella di chi commette femminicidio? No, praticamente no, hanno queste caratteristiche, più o meno la rabbia e tutto quanto, hanno sempre, comunque dentro, ce l'hanno tutti dentro di loro.
Quindi potremmo anche analizzare, ci ha inviato la scrittura di Matteo Messina Denaro. Potremmo anche analizzare un po' la sua scrittura per capire quali sono i suoi tratti di personalità o comunque quali sono delle caratteristiche di questa scrittura che lasciano trapelare in qualche modo, no? Esatto, beh, vedete, questa è solo la firma, però anche attraverso la firma sono riuscita a estrapolare degli elementi. Questa è una firma che risale qualche anno fa, quando Matteo Messina Denaro era appunto latitante. Vedete, lui ha anteposto il cognome al nome, che indica un forte legame con la famiglia d'origine, in particolare con il papà che l'ha avviato appunto all'attività mafiosa. In alcune lettere ha calcato molto sul foglio, vedete, c'è molto calcato, poi non è più calcato, quindi questo denota un'energia che lui non gestiva nella maniera giusta e che trovava libero sfogo in atteggiamenti aggressivi e violenti che lo gratificavano, ma non in maniera soddisfacente. Poi guardate le due lettere T, sono a forma di laccio il taglio, che evidenziano però che non vuole far trasparire agli altri le sue fragilità, le sue debolezze, come se io mi autoproteggo. Poi guardate bene la lettera M, è molto angolosa. Vedete, la M di Messina, cioè quelle due punte in alto, confermare dell'aggressività che aveva dentro di sé, pronta ad esplodere da un momento all'altro contro chi ostacolava le sue decisioni. Ci ha mandato anche un'altra scrittura di un'altra serial killer, se possiamo mandarla in onda, che è Leopolda. No, Leonarda Leonarda, scusa, Cianciulli. Leonarda. Beh, Leonarda Cianciulli era famosa Fanciulli. perché era la saponificatrice di Correggio, perché con le sue vitre è una cosa bruttissima da dire, però lei lo faceva, faceva i dolci e le saponette. Quindi vedete come ritorna ancora il segno grafologico, vedete cosa ha fatto lei, ha occupato tutto il foglio, quindi ha la sensazione che dà guardando questa scrittura è uno stato di confusione mentale, proprio quello che lei sentiva, soffocata dall'ambiente. E tanta confusione mentale, quindi non riusciva a trovare un suo percorso di vita. Poi guardate la dimensione delle lettere, molto grande, quindi aveva un eo smisurato, quindi quando le lettere sono molto grandi, l'ego vuol dire che hai un ego enorme praticamente, quasi un delirio di onnipotenza, e quindi aveva un problema anche di tipo narcisistico. Quindi era anche megalomane e nello stesso tempo era desiderosa comunque di attenzioni affettive perché la madre, quando era ancora giovane, l'aveva mandata via di casa, quindi non aveva avuto un'infanzia felice, come spesso appunto accade, come vi avevo anticipato prima, tanti serial killer. E poi le lettere, vedete come sono spigolose, a segnalare che era molto aggressiva e covava odio verso chi ostacolava quello che lei voleva fare, insomma. Quindi vedete, gira che ti rigira, vedete sempre gli stessi segni grafologici. A cosa serve quindi la perizia caligrafica in questi casi? Nei casi di serial killer, nei casi di criminali che comunque sappiamo esserlo? Oh, serve appunto per prevenire omicidi, serve perché, come dicevo prima, quella signora che è venuta da me, che mi ha fatto vedere la scrittura del suo compagno, sono detto subito che era una persona aggressiva, quindi è meglio Quindi lasciar sempre per, perdere. diciamo, perché esce da queste Prevenzione. scritture, sì, per la prevenzione. Anche le vittime possono avere dei tratti particolari nella loro scrittura? No, perché se noi parliamo per esempio di Yara e Sara Scacchi, erano due ragazzine che avevano voglia di vivere, di stare con le amiche, insomma avevano anche la voglia di crescere in qualche maniera e poi purtroppo è stata ostacolata. Qui vediamo appunto la scrittura di Yara Gambirasio, vedete, guardate bene anche la data, era il 25 novembre, il giorno prima purtroppo dell'uccisione, quindi insomma è un po' emozionante quando mi è andata da analizzare. E quindi lei alterna, vedete, il stampatello col corsivo, le lettere sono anche prive di inclinazione, a tratti appaiono particolarmente rigide, quelle circolari, vedete, sono molto arrotondate. Tutti questi segni, anche se non sono omogenei tra loro, concorrono nel loro insieme a delineare la personalità di un'adolescente. Era molto determinata Yara, volitiva ma anche tenace, testarda e determinata. Quindi da un lato desiderava socializzare, quindi qui me lo dà le lettere, il corsivo, mentre dall'altro non voleva far conoscere il lato più intimo di sé, per esempio non è che raccontava il primo bacio alla mamma, quindi cioè, come tutte le ragazzine, le cose più intime non è che le andavi a raccontarle in giro. Però c'è un particolare molto
interessante ai fini dell'indagine. Vedete la parola grammatica? Nel filare della A di grammatica c'è un prolungamento in linea retta. Questo segno in grafologia viene definito riccio. Quindi lei metteva un filtro tra sé e l'altro. Non è che dava confidenza a tutti, quindi prima di lasciarsi andare a confidenza doveva conoscere bene la persona. E magari il Bossetti l'aveva visto in paese, sai, si conoscono, quindi aveva capito la fiducia, oppure è stata presa con la forza e quindi non ha potuto reagire. Quindi sono magari dei piccoli elementi che ai fini dell'indagine qualcosa ti possono dire. In generale la grafologia diciamo, viene utilizzata in ambito dei tribunali anche. In ambito forense, certo, per fare le perizie, specialmente per i testamenti, per verificare la veridicità di uno scritto, se è stato scritto appunto dalla persona, dal de cuius, la persona defunta, oppure no. Ovviamente devo avere la scrittura in originale della persona che poi è deceduta. Però è qualcosa che ci incuriosisce molto perché mo, al di là del lato, diciamo, dell'ambito legale dove può essere utilizzata, appunto, la grafologia può raccontarci anche qualcosa di noi. Quindi per chi fosse interessato a scoprire qualcosa in più di sé, acquistare i suoi libri sarebbe la cosa, diciamo, più interessante da fare, soprattutto adesso che siamo sotto Natale, è un regalo da fare in questo periodo. Per quanto riguarda il suo ultimo libro, appunto, Grafologia e criminologia, killer e vittime analizzati attraverso la loro scrittura, cosa troverà il lettore in questo libro? Beh, ci sono vari capitoli, c'è cioè un capitolo dedicato appunto al femminicidio che è, insomma, purtroppo è un argomento molto attuale, c'è il capitolo dedicato ai segni del disagio psicologico e poi ci tengo anche a precisare che la prefazione me l'ha fatto il generale Garofano e sono molto orgogliosa di questo. Ci sono appunto i profili dei killer, dei serial killer, prima c'è la storia e poi c'è la scrittura e poi c'è il profilo di personalità, quindi ci sono veramente tanti capitoli e quindi è un manuale che una persona tiene lì, non è un romanzo che tu leggi, poi c'è la fine. Non lo rileggi, però quello lo tiene e sembra attuale perché magari una persona perde la testa per un uomo, lo fa scrivere, dice: ma vediamo un attimino insomma, che tipo di persona ha, se ha qualche caratteristica magari che lui non dà a vedere, e quindi insomma, è un manuale che può aiutare. Tra l'altro l'anno scorso, ci siamo, anzi sempre quest'anno, nel 2023, a marzo, abbiamo fatto una puntata proprio con lei dove abbiamo analizzato anche la mia firma e devo Sì, dire la verità, ricorda. effettivamente le cose che sono emerse le ho riconosciute molto di me stessa, erano tratti che comunque riconoscevo di me stessa, quindi sicuramente la trovo una scienza molto interessante. Dove possiamo acquistare questo libro? Allora, il Questi libro è e anche gli altri suoi dappertutto. libri? Allora, questo è il mio quinto libro, quindi non avrei mai immaginato di arrivare a 5 libri. Devo dire che insomma c'è molta curiosità, faccio molte presentazioni, molte conferenze appunto sul femminicidio, e sia su Amazon, dappertutto, IBS, librerie, chiunque lo trovate dappertutto. Grazie, grazie a Candida Grazie a voi. Livatino, giornalista e perito grafologa, specializzata anche nella scrittura e per i disegni dell'età evolutiva. Grazie, grazie per essere stata con Grazie noi. a voi. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Adesso restate con noi un attimo di pubblicità e torneremo subito a parlare ancora di femminicidi. Ben ritrovati a Riflessi, siamo qui in studio con il dottor Pasquale Contaldi per parlare del ruolo del medico di famiglia. Benvenuto, dottore. Grazie a voi, grazie. Allora, dottor Pasquale Contaldi è medico di famiglia, docente della Scuola di Formazione dei Medici di Famiglia, consigliere nazionale del Sindacato Medici Italiani. Dottore, spesso, appunto, prima ho parlato, abbiamo parlato un po' di criminologia, di femminicidi, quando le persone vittime, le donne vittime di violenza, diciamo, si rivolgono più che a volte al pronto soccorso, proprio al medico di famiglia per una cura oppure per una richiesta d'aiuto, come bisogna intervenire in questi casi? Beh, diciamo che la persona non è che vada al medico perché ha avuto, manifesta i problemi, della violenza. Molto spesso è il medico che durante la visita si rende conto di come stanno le cose. Magari trova un'ecchimosi, magari trova un segno, magari vede la paziente abbastanza turbata, magari si rende conto che ci sono dei problemi in quel momento nello stato d'animo e quindi cerca di indagare.
Il medico nel momento in cui visita la persona si rende conto di tante situazioni e poi d'altronde il medico di famiglia conosce il paziente, si rende conto se una persona prima era gioiosa e poi è cambiata nell'umore, è cambiata nell'aspetto, si rende conto se prima era una persona curata nelle cose che faceva e poi improvvisamente cambia la sua immagine. E eventualmente molto spesso capita che mentre prima una persona arrivava da sola nello studio, parliamo di una donna, dall'altra parte poi ci rendiamo conto che viene accompagnata con il figlio. Già questo ci lascia pensare perché la Come se fosse protezione, controllata. sì, la protezione di avere il figlio insieme a lei dà l'opportunità di sentirsi leggermente più forte, ma contemporaneamente lei cerca di difendere la mamma, che in quel frattempo è debole e quindi cerca di difendere il figlio, lei cerca di difendere la madre del figlio. Ah, bene, io pensavo che fosse quasi perché potesse essere controllata, invece è proprio per una forma di protezione. E come giustificano le donne quando magari il medico di famiglia si accorge di questi, nota appunto questi segnali, queste ecchimosi, questi lividi? C'è un modo che loro vogliono, ovviamente nasconderanno a questo punto, più che, oppure tendono a confidarsi? È difficile che cercano di confidarsi. È tutto il saper fare del medico di famiglia, cercare di entrare in empatia con la persona e durante la visita cercando di rivolgere delle domande che sono un po' più attente. Questo non significa che il medico deve diventare uno psicologo o deve fare chissà quante grosse cose, perché il medico di famiglia comunque ha 6, 7 minuti, 8 minuti. Questo è il tempo di una visita del medico, ma in questo periodo noi riusciamo sia a fare la visita che a renderci conto di alcune situazioni particolari. Quello che invece ci dà una grande mano, specialmente nella mia AFT, che cos'è l'AFT? Lo diciamo ai nostri telespettatori, è un'aggregazione funzionale territoriale, è una struttura oggi con più di un medico all'interno della stessa e con più di un personale e così anche con infermieri. Oggi noi abbiamo avuto l'opportunità di mettere all'interno del nostro gruppo, da 2 anni a questa parte, una psicologa ed è una grandissima forza a nostra disposizione perché il medico non deve indagare più di tanto. Se si rende conto che trova il problema, chiede tranquillamente alla paziente: vuole farsi 4 chiacchiere con la mia collega che sta dall'altra parte? E in una maniera molto soft, molto delicata, riusciamo a coinvolgere la paziente e a portarla nell'altro studio, dove avrà tutto il tempo la collega di rendersi conto di come stanno le cose. Diverso è, guardate, a dire vicino alla persona: adesso le faccio una ricetta e la mando presso il distretto e la mando presso una struttura, perché passato quel momento la paziente difficilmente sarà accolta nello spirito di riuscire a confessare qualche cosa. Ed è la stessa cosa per quanto riguarda il colloquio psicologico di vecchia data. Noi avevamo l'opportunità di fare una ricetta e fare un colloquio psicologico presso il Dipartimento di Salute Mentale. Ebbè, quando noi facciamo questo tipo di proposta alla paziente, la paziente la prima cosa che dice: io al Dipartimento di Salute Mentale, è perché? E mica sono pazza. Si chiude in questo tipo di ragionamento e noi non riusciamo più a cavare un ragno dal buco. Confermo. Quindi la presenza di personale specializzato all'interno della nostra aggregazione funzionale territoriale, che si chiama nucleo primario, quindi all'interno di quella struttura che è la sede principale del gruppo dove i medici lavorano, avendo questa persona noi riusciamo a fare tanto. E guardate che riusciamo a fare tanto non solo con la violenza di genere, ma anche con i disturbi dell'adolescente. E a questo, se volete, ne parleremo un'altra volta. Assolutamente sì, perché è un argomento che affronteremo anche più volte durante il corso dell'anno, del nuovo anno. Per quanto riguarda appunto il rendersi conto di questi segnali della donna, c'è un qualche vincolo? Non so, il medico può denunciare che la donna sta subendo violenza? Allora, possiamo immaginare due periodi. Un periodo di alcuni anni fa, in cui valeva il modo di dire tra moglie e marito non mettere il dito. E anche questo era una massima per quanto riguardava non semplicemente le persone strane, ma anche il medico di famiglia, che al massimo se ne usciva con una battuta: ragazzi, fate i bravi, queste cose qua, eccetera.
Negli ultimi tempi che il tutto è arrivato agli onori della cronaca e si è un pochettino elevato il livello di attenzione, oggi il medico di famiglia pone maggiore attenzione. Però il medico può agire direttamente quando, diciamo, agire di parte quando ci sono le lesioni gravi. Ma per lesioni gravi noi intendiamo quelle lesioni che sono collegate a una prognosi che supera i 40 giorni. In tale caso il medico lavora da solo, parte immediatamente e fa partire la denuncia. In altri casi purtroppo la denuncia è legata a denuncia di parte, quindi noi possiamo consigliare, possiamo aiutare, possiamo essere da parte sulla donna, da questo punto di vista, di spalla alla donna, e possiamo semplicemente cercare di agire a supporto di lei, ma non possiamo fare altro. Dottore, parliamo sempre di violenza, perché non è soltanto violenza sulle donne, ma ultimamente sentiamo spesso parlare di violenza anche sui professionisti sanitari, quindi non soltanto medici, ma anche infermieri, personale sanitario. Quando ci sono queste lunghe code di attesa nei pronti soccorso, spesso, ma non soltanto al pronto soccorso, spesso capita che qualcuno perda la pazienza e sia particolarmente maleducato, se non addirittura arrivi ad alzare le mani. Come ci si comporta? Cosa sta succedendo in questo periodo? Allora, gentile dottoressa, il problema è collegato a tantissime variabili. Tenete presente che negli ultimi anni, non sono cifre dette da me, ma sentite a livello di diverse trasmissioni, noi abbiamo perso in Italia qualcosa come 40.000 posti letto. E la mancanza di questi 40.000 posti letto magari ha giustificato in parte la spesa, ma ha fatto in modo che altre strutture allungassero le loro liste d'attesa in una maniera esagerata. La stessa cosa noi la possiamo dire per quanto riguarda l'introduzione dei piani di rientro a livello regionale e per quanto riguarda il blocco dei tetti di spesa. Tutto questo ha fatto sì che anche le strutture private dovessero tagliare quello che danno alla popolazione e ha fatto sì che tutto si allunghi. Il problema poi dov'è che arriva? Anche dal medico di famiglia. E anche negli ambulatori della specialistica è successa la stessa cosa. Perché se mentre prima mi arrivava il paziente, 20 anni fa, lo guardavo, lo visitavo, facevo una ricetta e il paziente andava via, ci volevano 4 minuti, 5 minuti. Oggi in alcuni casi noi dobbiamo ricevere il paziente, registrare le indagini all'interno del computer. Deve funzionare tutto all'interno del computer. Le dico in una maniera molto semplice che nella mia unità operativa ho tre fibre. Perché? Si ingolfa una, se ne stacca un'altra. Abbiamo un problema. Noi abbiamo l'obbligo del collegamento telematico. Se non c'è il collegamento telematico, se per esempio salta la corrente, tutto si blocca. Penso che questo, chiunque ci stia seguendo adesso da casa si sia ritrovato in questa situazione qua. È puntuale che quando si va dal medico c'è la problematica che si blocca cioè, insomma, il computer, non più il computer, si bloccano questi programmi che sono collegati appunto all'ASL, a chi di competenza, al Al sistema operativo. sistema Le operativo. faccio un esempio molto semplice. Nella mia struttura non c'è un computer. Noi abbiamo un server che sta all'interno di una certa cabina particolare e collegato a quel server ci sono 13 postazioni in rete. Fatevi il calcolo che nel momento in cui lavora là dentro e là un personale di segreteria, e di solito sono circa in tre, due segretarie e un'infermiera, e ci sono 3-4 medici che lavorano, immaginate il flusso di informazioni che viaggia. A questo punto succede che si ferma la situazione e i pazienti devono aspettare. Il fatto che devono aspettare, anche questo genera un problema. Ma il problema più particolare da questo punto di vista è che ha aumentato di parecchio la sua azione durante il periodo anche del Covid, che noi abbiamo dato l'opportunità ai nostri pazienti di ricevere le ricette e le prestazioni tramite WhatsApp, in alcune condizioni tramite mail. E allora noi stiamo assistendo oggi a un sistema di ordine come quando si va dal salumiere. E allora il paziente telefona o ti manda WhatsApp e ti chiede 10 cose e tu devi rispondere, poterne contattare una parte. Perché altrimenti se noi diamo al paziente tutto quello che il paziente chiede, ebbè, dicevano gli antichi greci che il veleno è nella dose. Quindi noi non curiamo più, ma possiamo fare del male ai nostri pazienti.
E allora dobbiamo monitorare attentamente tutto quello che facciamo. A questo punto scatta molto facilmente la lite e questo è il sistema di base. Fin quando il medico purtroppo è forte e quindi sta dietro la scrivania e riesce a dare la sua autorevolezza e anche perché c'è ancora la vecchia metodologia di rispettare di più il medico maschio e il medico anziano, ma oggi quando il paziente dall'altra parte, scostumato, questo lo possiamo dire tranquillamente, incontra la giovane laureata, la giovane dottoressa, la scatta donna, il signori, la... scatta puntualmente signori, puntuale esatto, proprio. Esatto, il problema cioè, è proprio questo. Viene tolta tutta l'autorevolezza di quello che è il ruolo, diciamo, del medico in quel momento là, se è un medico donna, è vero. Io devo contrastare i miei pazienti che alle mie tirocinanti, che stanno a fianco a me, rivolgono l'appellativo di signorina. Quindi io devo dire dottoressa per favore e allora cercare di tirare su tutto questo, ma quando poi le giovani colleghe stanno da sole vengono tranquillamente aggredite perché noi abbiamo fatto transitare per un certo periodo di tempo che la salute è una cosa che il paziente può pretendere, il bisogno di salute è diventato il bisogno di farmaci, da solo il paziente si autoprescrive i farmaci e là nasce la guerra e quindi ogni studio medico è una trincea, ogni pronto soccorso è una trincea, il paziente che arriva al pronto soccorso si trova di fronte a volte ad aspettare lunghi periodi di tempo. E poiché il paziente pensa sempre che il suo male è la cosa più importante che ci sta e non si rende conto che ci sono altre persone che magari hanno dei problemi maggiori, e allora scatta a questo punto, specialmente nelle persone che non sono particolarmente equilibrate, l'aggressione nei confronti dell'altra persona, del sanitario. Il modo di comunicare è spesso più facile di chi non sa comunicare diversamente e quindi scatta l'aggressione, la rabbia che porta appunto ad aggredire l'operatore sanitario. Ma posso dire che la rabbia è ingiustificata. E da questo punto di vista mi piacerebbe sottolineare un'altra cosa, che il sanitario oggi, io insegno alcune cose ai miei giovani colleghi che vogliono fare domani il nostro lavoro e che quindi stanno nella mia scuola di specializzazione, che noi siamo pubblici ufficiali a metà. Nel senso che il medico è un pubblico ufficiale quando manifesta la sua potestà certificativa, e non voglio usare parole difficili nei confronti dei nostri cari telespettatori, la potestà certificativa è quando il medico fa un certificato. In quel caso il medico è un pubblico ufficiale. Ma è un pubblico ufficiale perché se sbaglia il certificato viene punito come un pubblico ufficiale. E allora che cosa succede? Molto spesso i nostri pazienti arrivano nello studio e chiedono un certificato molto spesso non molto veritiero. Utilizziamo questo sistema. O un certificato leggermente di favore. Utilizziamo quest'altra modalità di comunicazione. Ma anche questo può mettere appunto in difficoltà legali il medico. Spesso non lo capiscono, pensano semplicemente che il medico non voglia fargli la cortesia. Il certificato non è una cortesia. Il certificato è un atto medico legale dove il medico esprime la sua potestà certificativa. E tutto questo diventa una ulteriore guerra nei confronti del paziente. Vale ancora dire dall'altra parte però che nel momento in cui il medico fa esclusivamente il suo lavoro, a questo punto perde la possibilità di essere pubblico ufficiale. Allora, se io faccio un certificato e faccio un errore, sono un pubblico ufficiale, pago da pubblico ufficiale, ma dall'altra parte la giovane collega non sarà mai tutelata come un pubblico ufficiale nell'atto del suo lavoro. Ed ecco che quindi sarebbe utile che da questo punto di vista il legislatore pensasse su questa differenza, in modo da riuscire a far diventare pubblico ufficiale il sanitario. Tutto questo metterebbe riparo molto più che di quella che è il servizio armato o il servizio di difesa.
Beh, perché anche i medici assolutamente devono essere tutelati, assolutamente. E bisogna comunque che ci si attivi in tal senso, perché ultimamente purtroppo veramente sta diventando una piaga questa cosa della violenza negli ospedali, ma anche parliamo per i medici di famiglia, in generale nei loro ambulatori. Dottore, quindi abbiamo parlato un po' anche delle responsabilità di quelle che ha il medico. Nel periodo Covid, come ha detto, ci siamo abituati a questa telemedicina. Sta continuando a essere utilizzata questa telemedicina, quindi quali sono i limiti e vantaggi del continuare ad utilizzare questa metodologia? La telemedicina è una freccia al nostro arco che sicuramente ci può aiutare. Il problema è oggi che fortunatamente arrivano i giovani, che prima arrivano e sono molto più bravi di noi dal punto di vista di utilizzare tutti i sistemi informatici. E fortunatamente arrivano, le nostre gentili dottoresse. Tenga presente che la società medica è transitata dall'azzurro al rosa. Ah, stanno aumentando No, le stanno quote aumentando. rosa. Questo Le quote rosa hanno superato il numero dei maschi. Oggi noi mi fa abbiamo molto non. piacere perché io sto cercando un po' di battermi per quanto riguarda la figura della donna che deve avere la stessa autorevolezza dell'uomo quando si tratta appunto di professioni, quando si tratta in generale, cioè non deve essere sminuita la figura della donna in quanto donna. Questo è il problema culturale che poi, diciamo, stiamo vedendo ultimamente in femminicidi, ma in generale la violenza sulle donne. Io le posso anche garantire che le mie giovani tirocinanti sono molto più preparate, molto più esperte, hanno dato molto di più per quanto riguarda la preparazione e sono molto più in carriera dei pari età maschi dall'altra parte, manifestano molto più competenza, ma non dico che hanno studiato di più, magari hanno studiato uguale, ma la donna dall'altra parte manifesta una maggiore intraprendenza. Quindi, è nostro compito, per quanto riguarda la violenza, difendere le nostre giovani professioniste, perché domani saranno la maggioranza. E quando noi medici oggi, o noi che gestiamo ancora la parte più importante della medicina, o se volete, i punti di ta i tavoli di trattativa, domani noi saremo dei pazienti. E probabilmente io sarò curato da una giovane collega. E io voglio che la mia giovane collega che mi curi sia protetta, ma non sia protetta dalle guardie armate, che sia protetta dal suo camice, perché il suo camice la deve proteggere, perché di fronte a me c'è un sanitario, non c'è più una donna, di fronte a me c'è una professionista, c'è una persona che lascia a casa i suoi problemi per occuparsi dei miei e che sarà colei che manterrà nelle sue mani la mia salute. Ma E lo infatti farà. nessuno vuole essere curato da qualcuno che ha una pistola puntata alla tempia, tra virgolette, no? Quindi sotto una pressione particolare, sotto l'ansia, sotto la paura di se dovesse dire qualche parola in più oppure dovesse spiegare magari una diagnosi particolarmente complicata o delicata, avere paura della reazione che potrebbe esserci dall'altra parte. Invece no, assolutamente uno deve essere libero di poter curare in modo onesto e veritiero la persona che ha davanti senza avere paura di poter subire delle conseguenze. Dottore, quindi ci sono comunque anche dei limiti del medico di base per quanto riguarda, diciamo, la sua professionalità, perché a un certo punto bisogna rimandare ad altri professionisti, giusto? Quali sono i casi? Ma più che rimandare ad altri professionisti, il medico di famiglia pone una diagnosi in alcune condizioni che si chiama un'ipotesi diagnostica. Perché se io visito il mio paziente e ho il sospetto che ha un calcolo della colecisti, io chiedo a questo punto un'ecografia addominale, ma la diagnosi è di partenza. Il grosso problema, se me lo consente, è quando viene il paziente allo studio che mi chiede lui l'ecografia addominale. E allora questo è un altro ragionamento, perché poi a questo punto bisogna riuscire a capire perché il paziente chiede quel test. Questo è il grosso problema che oggi noi ci troviamo dietro la scrivania ed è il grosso problema che può generare a questo punto qualunque tipo di contrasto. Perché non è più una medicina, quella che noi stiamo trasformando sul nostro territorio non è più una medicina di diagnosi, è una medicina di richiesta da parte del paziente. Il paziente arriva, mi voglio fare le analisi. Non è questo il discorso. A tutto questo bisogna rispondere diversamente, perché noi, se non riusciamo a giustificare il quantitativo
del livello di spesa, non riusciremo mai ad ottenere un bilancio nelle nostre azioni. Ritornando alla telemedicina, è una grande freccia al nostro arco, ma se la telemedicina domani dovesse diventare ulteriore tempo per gestire dati, per mettere dati all'interno di un fascicolo sanitario nazionale, finirebbe ancora di più per ritardare il nostro tempo. E quindi già oggi noi abbiamo molti problemi nell'immagazzinare dati e domani tutto questo diventerebbe ancora peggio. Tenga presente che oggi il medico di famiglia ha almeno 7-8 piattaforme telematiche a cui si deve collegare e tutto questo è collegato sul computer che sta sulla scrivania del medico. Il medico ha sempre meno tempo per mettere la mano sulla pancia del paziente che rispetto al tempo che utilizza per utilizzare attrezzature elettroniche. Non vorrei che la telemedicina allungasse ancora questo tempo. Da qui diciamo, diventa fondamentale e importante anche la figura della segretaria di studio medico. Deve avere una formazione particolare perché deve essere un supporto chiaramente al medico. Noi sul nostro territorio abbiamo una scuola di formazione per le segretarie di studio medico e anche per gli infermieri di studio medico. Perché essere infermieri, faccio un esempio degli infermieri, perché gli infermieri sono una figura oggi professionale, molto attenti, molto preparati, ma entrare in uno studio medico è tutto un altro mestiere. Perché entrare in uno studio medico per l'infermiere significa entrare all'interno della struttura telematica del medico. Quindi devono fare obbligatoriamente un corso di preparazione perché devono entrare nel computer del medico e tutto questo è particolare perché loro hanno dei livelli di accesso particolari. La stessa cosa succede per il personale di studio. Una volta c'era la segretaria, l'addetta alla porta o l'addetta alla fila. Oggi la nostra segretaria è un tecnico altamente specializzato che conosce il 50% di tutto quello che l'arte prescrittiva nei confronti del paziente. Conoscono tutte quelle che sono le note ministeriali, conoscono i farmaci a che cosa servono, quindi devono essere capaci di filtrare il flusso dei pazienti, ma per fare tutto questo ci vogliono orientativamente dai 4 ai 5 mesi di addestramento. Noi lo facciamo con il nostro personale interno, perché domani mattina, quando serve una segretaria al medico, preferisco chiamarla non più segretaria, ma preferisco chiamarla assistente di studio, quella segretaria o quell'assistente di studio deve essere capace di sedersi alla scrivania e lavorare in autonomia. Voi elargite pure, fornite proprio questi tipi di corsi per le assistenti di studio medico? Assolutamente sì, e abbiamo la necessità di allargare sempre di più il nostro gioco. La stessa cosa vale per la psicologa di famiglia. Perché la psicologa di famiglia non deve essere più quella che lavora con il taccuino e la penna. La psicologa di famiglia deve essere una persona che anche lei deve avere la capacità di entrare all'interno del sistema informatico del medico di famiglia. Ha il suo spazio, deve scrivere il suo rapporto della visita e della consulenza all'interno del fascicolo sanitario del paziente, perché questo poi possa essere editato e quindi visto, letto e consultato non solo dal medico di quello studio, ma dal medico della medicina di gruppo. Quindi prossimamente approfondiremo proprio la figura del medico, dello psicologo di base, però sarà un'altra puntata, ne parleremo perché è molto importante, tra l'altro è una cosa molto molto innovativa perché siamo i primi in Europa ad aver, con noi come Regione Campania, avviato questo tipo di procedura. Lei sta parlando con colui che ha iniziato questo percorso già 2 anni fa. Stavamo già nel pieno del Covid quando noi abbiamo inserito all'interno delle nostre strutture anche lo psicologo di famiglia. No, infatti, per quanto riguarda l'innovazione, io so benissimo che lei è sempre, sempre, sempre in prima fila, assolutamente. Ed è un progetto autorizzato a suo tempo dalla Regione Campania e finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali, che ha visto l'opportunità di circa 20 persone lavorare, quindi 20 professionisti, lavorare all'interno degli studi di famiglia. E hanno fatto un brillantissimo lavoro.
Infatti è molto interessante proprio questo collegamento e questa interazione con il medico di famiglia. Dottore, l'ultima domanda velocissima, qual è il ruolo della nella prevenzione del medico di famiglia? Questa è l'ultima domanda. Il medico di Certo. famiglia è il pilastro della prevenzione. Perché? È colui che conosce la malattia della nonna e poi conosce il successivo problema dei genitori e che oggi può insegnare ai figli qual è il sistema migliore per evitare il procedere della malattia, specialmente quella familiare. Io sono abituato a dire ai miei assistiti: mi avete portato la nonna, che è come un vestito vecchio che io posso rammendare. Ma io posso cercare di mantenere il vestito nuovo di tutto il resto della famiglia. Grazie, dottore, dottor Pasquale Contaldi, medico di famiglia, per essere stato qui con noi oggi. Restate con noi che avremo 2 minuti di pubblicità per parlare ancora una volta di come denunciare questa volta alle autorità una violenza. Restate con noi, 2 minuti di pubblicità. Ben ritrovati a Riflessi. Qual è l'iter per denunciare una violenza alle autorità? Ne parliamo adesso con il nostro ospite in studio, il dottor Mario Di Mattia, dottore in giurisprudenza, specializzato sulle dinamiche giuridiche della violenza di genere. Benvenuto, dottore. Grazie mille, grazie per l'invito. Dottore, quando una donna vuole denunciare, qual è l'iter che dovrà intraprendere? Anzi, in primis, a chi deve rivolgersi? Allora, in via prioritaria dovrà rivolgersi alle forze dell'ordine, principalmente alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri, i quali per l'occasione, in determinati comandi, hanno istituito le cosiddette stanze rosa, dove potranno, le donne colpite da insomma, comportamenti lesivi, Violenti. insomma, violenti contro di loro, potranno raccontare in tutta tranquillità ciò che gli è accaduto, con supporto anche di personale femminile, qualora abbiano problemi a insomma, rapportarsi con gli uomini. Ah, quindi ci sta anche, diciamo, il personale femminile che magari è più è preferibile magari in questi casi? In alcuni casi sì, perché magari ci sono donne che hanno vissuto problematiche talmente intense che non riescono a rapportarsi poi con personale maschile, quindi c'è questa possibilità. Qual è l'iter che devono intraprendere Allora, appunto per la denuncia? devono presentarsi presso, insomma, una caserma e presentare un atto di querela, poiché taluni reati purtroppo sono procedibili a querela di parte. Per cui senza un'istanza di punizione fatta dalla vittima non è possibile perseguire il personaggio che si è macchiato di condotte antigiuridiche. Quindi Quindi una c'è una volta. differenza anche tra l'iter, diciamo, di chi ha commesso stalking, di chi sta commettendo stalking, e invece di chi ha effettivamente fatto atti lesivi, quindi ha proprio usato violenza contro la donna, oppure lo Allora, stesso iter. no, è lo stesso iter, anche perché ormai dal 2019, soprattutto con l'introduzione della legge 69 del 2019, tutto ricade sotto quello che viene denominato il codice rosso, il quale negli anni ha avuto un'evoluzione, nella tutela della vittima, anche sulla base di quella che è stata la Convenzione di Istanbul 2011, che è stata recepita nel 2013 e che delinea, per quanto riguarda l'Unione Europea, quelli che sono i vincoli che dovrebbero essere assunti dai vari Stati membri per poter tutelare le varie minoranze, di cui anche la violenza sulle donne, quindi la violenza di genere. Con l'ultimo fatto efferato che c'è stato, l'omicidio della povera Cecchettin, c'è stata L'ultimo un'accelerazione. mediatico, Sì. diciamo. Ma diciamo anche per l'efferatezza in cui è avvenuto il contesto e le motivazioni che inizialmente sono trapelate nel quadro, insomma, che sia ecco, mediatico e quindi investigativo, c'è stata un'accelerazione in quella che è l'approvazione della nuova normativa proprio sul codice rosso. Difatti, il 23 novembre è stata approvata la legge 168 del 2023 e entrerà in vigore il 9 di dicembre. Questa legge è molto importante perché dà maggiori tutele alla vittima e dà maggiori possibilità anche alle forze di polizia, in sinergia con la magistratura e gli enti dei centri antiviolenza che operano sul territorio, per proteggere quindi la vittima e poter punire
chi commette questi reati. Ci sono molte novità, novità per quanto riguarda ecco, il fatto che i centri di violenza avranno maggiore rilevanza in quella che sarà il trattamento della vittima, quindi la protezione, la possibilità di metterli in località protette, che sono località che non sono a conoscenza neanche le forze di polizia che operano proprio per evitare un eventuale... fuoriuscita di informazioni magari. Esattamente. Per quanto riguarda invece il reo ci sono maggiori tutele per quanto riguarda l'applicazione di misure cautelari, perché non solo ci sarà una fase speditiva anche da parte della magistratura che avrà 30 giorni dal deposito della querela per decidere se sono reali presupposti per l'emanazione di una misura cautelare e qualora sia emanata la misura cautelare, cosa molto importante, viene introdotta addirittura l'arresto indifferita, per cui un po' come succede per le manifestazioni sportive, con delle prove audiovisive che non lasciano insomma dubbio che siano certe, il reo, una volta violata la misura di allontanamento, di arresti domiciliari e ha commesso altre condotte lesive nei confronti della vittima, potrà essere arrestato anche fuori dalla fragranza di reato. In più vengono emanate delle misure anche di prevenzione, che sono quelle che erano previste per il codice antimafia, vengono estese a chi si macchia dei reati ricompresi nel codice rosso. Quindi voglio dire, è molto importante il fatto che la vittima sia consapevole che lo Stato sta dando una grossa risposta per cercare di arginare questo fenomeno che si sta verificando, che è un fenomeno culturale. Qual è cosa l'aspetta alla donna una volta che ha deciso di portare avanti questa denuncia, quindi di denunciare, cosa succederà dopo? Allora, la donna può decidere se affidarsi a un centro antiviolenza e quindi se essere messa in sicurezza o se continuare a vivere, insomma, dov'è, fermo restando che se ci sono esigenze cautelari, colui che verrà allontanato sarà il reo, poiché tra le varie misure cautelari che vengono date c'è quello dall'allontanamento dalla vittima. Ecco, la nuova normativa, la persona non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri. Inoltre ci sarà la possibilità di applicare un braccialetto elettronico al reo. Se viola la misura è aggravata e quindi si potrebbe procedere subito all'arresto come già la normativa attuale lo pone. E se dovesse rinunciare a tale facoltà, il soggetto potrebbe avere una misura molto più grave che quella della custodia cautelare in carcere. Quindi diciamo che la donna, quello che gli spetta, rivolgendosi a noi, è centri di violenza, è comunque a quella che è la rete di protezione, adesso ha un'arma in più per cercare di uscire da questo circolo vizioso nel quale purtroppo è dovuta rientrare. Quando la donna a volte ritira la denuncia per paura di ripercussioni oppure perché comunque la persona che gli ha usato violenza in qualche modo è riuscita a manipolarla facendole credere che è l'ultima volta, c'è comunque una forma di tutela per queste donne? Dipende dal reato che si persegue, perché i reati dal codice rosso prevedono reati a quella di parte, per cui la condizione sine qua non è che la persona chieda la punizione di chi ha commesso il reato. E quindi al venir meno della querela, se viene intesa presentare remissione e quindi viene accettata remissione da parte del reo, purtroppo termina per quanto riguarda il livello giuridico ogni forma di tutela. Se invece i reati per i quali si procede sono d'ufficio, quindi di procedibilità diretta delle forze di polizia o della magistratura, rimane tutto l'impianto accusatorio, per cui rimane la protezione, fermo restando che poi esiste quella protezione sempre recente antiviolenza che comunque viene al di là di quella che è la nostra, insomma, l'iter giuridico, ecco. Le donne che decidono di denunciare a volte hanno delle preoccupazioni se dovessero portare avanti la denuncia, tipo quella di perdere figli o qualche altra ritorsione. Quali sono quelle più frequenti che in genere vengono manifestate, vengono riferite come preoccupazioni? Allora, la preoccupazione principale che pongono in queste situazioni è quella magari di perdere i figli, perché gli viene, tra virgolette, indottrinato da parte del reo il fatto che i figli vengano comunque tolti.
cosa assolutamente falsa. Anzi, nei casi in cui ci sia una situazione di violenza rispetto alle donne, soprattutto in presenza di figli minori, a parte che il reato è aggravato, per cui si procede anche d'ufficio e si possono emanare misure cautelari molto più incisive, la donna, quando viene messa in protezione, viene fatta seguire dai figli, ovviamente. Quindi è la prima cosa che chi deve denunciare deve capire, che il figlio gli verrà mai tolto. Anzi, è una forma di protezione proprio nei figli, che non devono assistere a situazioni del genere. Anche perché a volte ho sentito io, per esempio, uomini che comunque hanno usato violenza, che per manipolare la vittima dicevano tipo che gli avrebbero tolto se avevano dei sussidi, che avrebbero perso anche dei sussidi statali nel caso in cui la donna avesse denunciato, gli faccio togliere tutto. Quindi ci sono anche manipolazioni sul punto di vista di violenza economica in tal caso. E a volte la vittima ha paura anche di questo. Possiamo rassicurare che non sarà così? Possiamo assicurare che non è così, ma soprattutto voglio dire, proprio con l'entrata in vigore della nuova normativa c'è un passaggio in cui ancora prima di una separazione insomma legale, il giudice che emana un'ordinanza può prevedere una provvisionale per i danni subiti e anche una ripetizione presso terzi, quindi presso il datore di lavoro, di una somma che equivale al mantenimento della donna e eventuali figli presenti. Quindi dal punto di vista economico non rischia neanche nulla. E poi siamo sempre lì, c'è comunque un centro antiviolenza che riuscirà a gestire anche eventuali esigenze primarie, insomma, della persona che è vittima di reati del genere. Ecco. Quando la donna non vuole proprio denunciare, anche se ci sarebbe bisogno, c'è qualcos'altro che si può fare, allora, per tutelarsi? Sì. La querela? Più che querela, purtroppo la querela deve essere fatta dalla persona offesa dal reato, quindi non è possibile, a meno che non si dia mandato a un legale che possa presentarla, insomma, per lei. Ma c'è la possibilità da parte di personale specializzato, o anche da segnalazioni fatte da vicini o da familiari, per i quali le forze di polizia contattano la magistratura, il magistrato anche per vie brevi, e si decide poi sul da farsi, anche con l'audizione della vittima stessa, con magari il supporto di figure da uno psicologo, insomma, da assistenti sociali, che aiutano nel capire che cosa stia realmente succedendo, in modo da poter tutelare la vittima. E poi ripeto, se nelle condotte ci sono dei reati che sono procedibili d'ufficio, non c'è neanche bisogno della insomma, denuncia del proprio della vittima, ma basta acquisire notizie certe e fondate per avviare tutto l'iter processuale, procedurale e processuale quando riguarda il codice rosso. Come si fa a capire se una denuncia è vera oppure no? Si capisce attraverso le indagini, perché ogni denuncia è una dichiarazione fatta alle forze di polizia diretta a un magistrato, da lì poi ne partono le indagini. Dalle indagini verranno ascoltate tutte le persone che sono state presenti o che hanno avuto cognizione dei fatti, a volte verranno sentiti anche i figli, anche se minori, attraverso l'ausilio di psicologi infantili, e raccolte tutte le informazioni presso ospedali o presso strutture sanitarie che possono riferire se effettivamente quella donna è stata vittima di lesioni. O attraverso anche, a volte si riesce a farlo anche attraverso la visione proprio del cellulare della vittima o della persona accusata. Tutte poi attività che vengono demandate da un magistrato che prenderà carico di quella che è la fase insomma, di indagini preliminari. Ci sono dei, diciamo, a volte dei limiti per quanto riguarda l'intervento che possono fare le forze dell'ordine? Guardi, relativamente se c'è una violenza in corso, le forze dell'ordine hanno il diritto dovere di intervenire per controllare cosa stia succedendo. E quindi di incominciare quello che è il vero e proprio iter anche per iniziare quello che è la fase di indagini per controllare se dietro un semplice litigio, un intervento per il litigio, si stia in realtà nascondendo qualcosa di più grosso per evitare conseguenze maggiori.
Allora, io le ho fatto questa domanda perché c'è stato un attacco alla Polizia di Stato sulla pagina social, in particolare mi sto riferendo a quella di Instagram, della Polizia di Stato, dal momento in cui aveva diciamo, pubblicato, mo ve lo dico subito, un post dove aveva scritto: se domani sono io, se domani non torno, mamma distruggi tutto, se domani tocca a me voglio essere l'ultima. Questa era una poesia ripresa da una ragazza che appunto ha, diciamo, ha detto, è una poetessa, ecco, di una poetessa, ora non ricordo bene il nome, però da lì si è scatenato il putiferio, tantissimi messaggi a valanga sono iniziati ad arrivare alle forze dell'ordine. Io ne leggo qualcuno molto velocemente. Da allora, in seguito, questo è di una, non faccio nomi perché poi tanto potete trovarli tranquillamente sulla pagina della Polizia di Stato, una ragazza ha scritto: da allora, in seguito ad altre testimonianze di altre persone che ho conosciuto nella mia vita, io non mi fido di voi, non mi sento tutelata e protetta. Solo perché non avevo quel giorno lividi, solo perché non ero all'ospedale o morta, voi avete beffeggiato me e mia madre per una violenza domestica che durava da 13 anni. Ancora. Avete visto i lividi della mia amica e gli avete risposto che suo padre stava solo facendo il padre. Dai vostri... quest'altro non lo leggiamo. Finché non le fa nulla, noi non possiamo intervenire. Comunque, stia attenta. Questa è una delle frasi che hanno sentito. Vabbè, adesso io vi ho fatto un po' una carrellata di quelli che erano questi commenti che sono stati fatti sotto a questo post della Polizia di Stato su Instagram, dove trapela una sfiducia, un senso di impotenza da parte delle forze dell'ordine per non aver in qualche modo per non essere intervenute. Ma come mai? Cosa succede a volte? Quali sono i limiti? Che cosa accade per cui davanti a una denuncia non si procede nonostante la vittima vuole denunciare? Guardi, io ho visionato quel post della Polizia di Stato, ho visto che ci sono circa 7.000 messaggi. No, in realtà poi sono aumentati ancora di più, sopra i 9.000. 9.000 messaggi. Calcoliamo che ci sono circa 8.000 comuni in tutta Italia, calcoliamo che su ogni comune le forze di polizia interverranno, e sto lavorando a ribasso, fanno 10-12 interventi al giorno, prenderanno 1.000 denunce al giorno. Io ho sempre avuto un, come dire, ho sempre pensato di non dare molto peso a dei post fatti da persone sui social, perché molti sono spinti dal momento, dalla notorietà, da altri motivi. Però alcune cose sono vere, cioè alcune cose... non penso che su 9.000, che poi in realtà non tutti i 9.000 dicevano, certo, la stessa identità. Certo, alcuni lavoravano pro, esatto, erano pro, sì. Altri contro. Altri magari, alcuni raccontavano una propria storia personale, altri magari commentavano soltanto, quindi noi abbiamo detto 9.000 per più o meno il numero che c'è stato scritto sotto questi post. Però comunque il punto di questo, perché io l'ho letto, perché a volte c'è questa sfiducia nelle forze dell'ordine che però è reale, al di là se sia vero quello che è stato scritto. Ci sono però dei casi in cui non ci si è sentiti tutelati. Secondo lei quale iter andrebbe cambiato, cosa potrebbe essere migliorato per aiutare le persone che comunque denunciano? Che ad oggi, diciamo, è difficile che magari venga implementato in quel modo lì. Allora, cosa importante è che, a parte parecchi messaggi, si rivolgono a situazioni che sono ante 2011, ante 2013, che sono quelle che poi sono diventate il cosiddetto processo in cui si poteva operare in modo diverso. Prima era molto diverso perché purtroppo la lesione lieve, la percossa, che non rientrava in un certo tipo di discorso, non poteva essere perseguita in modo più incisivo. Quindi aveva una sua valenza giuridica minore che portava a risultati diversi. E la cosa che poi fortunatamente è stata prevista anche nella legge è stata l'implementazione di un comitato scientifico e di personale che possa allineare linee guida comuni che vadano dettate a tutti quelli che hanno a che fare con situazioni, operatori, ecco, sto parlando di operatori di polizia, centri antiviolenza, magistrati, che hanno a che fare con persone che sono colpite da questo tipo di reati, in modo da procedere in modo più incisivo, più diretto, diciamo tra virgolette, più professionale, ma nel senso che sia una linea guida che porta a un risultato univoco su tutto il territorio nazionale.
Ecco. Ah, ma infatti penso che comunque fondamentalmente ci sia proprio bisogno di formazione adeguata agli operatori comunque nel settore della sicurezza, perché cioè, penso, credo, poi mi corregga se mi sto sbagliando, credo che comunque noi, come abbiamo già detto altre volte, facciamo parte di una cultura della violenza che purtroppo abbraccia tutti. Purtroppo, quindi anche me compresa, che sono una psicologa, che nonostante io abbia studiato, a volte potrei fare degli scivoloni in tal senso, e purtroppo nessuno di noi è esente, e quindi credo che una sensibilizzazione maturi che voi fate, cioè in generale viene comunque fatta anche nelle scuole dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, come potrebbe aiutare la sensibilizzazione in tal senso ai ragazzi, ma anche all'interno delle forze dell'ordine? Può aiutare perché qui c'è bisogno di una inversione di marcia di tipo sociale, perché purtroppo il limite è quello di una concezione che sia arretrata. È vero che la nostra Costituzione, articolo 3, dà uguaglianza a qualsiasi cittadino per sesso, per religione, per minoranza, ma di fatti non è così. Ci si stupisce ancora quando una donna possa avere un ruolo di importanza o di dirigenza in un'azienda o avere un rango elevato nelle forze armate. Quindi è un problema di retaggio. Fin quando non si riesce a eliminare questo tipo di discorso, e quindi così questa cosa si può fare solo attraverso il dibattito, attraverso il fatto di sponsorizzare un cambiamento di pensiero, far capire che non vi è differenza uomo e donna, ma solo tra persona capace e persona incapace. Allora solo in questo modo si riesce a capire che fare violenza su una donna è fare violenza su una persona, perché a volte è come se quella persona non sia detentrice di diritti, non sia una persona ma un oggetto di proprietà, ed è questo il retaggio che bisogna cambiare in realtà, perché finché non si cambia questo retaggio noi avremo sempre problemi del genere. Un'ultima domanda, abbiamo visto che per quanto riguarda i medici stanno diventando più, cioè stiamo avendo più medici donne, anche in futuro avremo più medici donne che medici uomini. La stessa cosa può succedere anche all'interno della polizia e dell'arma dei carabinieri, secondo lei in futuro? Sicuramente sì, perché all'inizio vi era anche nelle forze dell'ordine, soprattutto nell'arma dei carabinieri, quando fu ampliato l'ingresso delle donne nell'ambito militare, una quota di destinazione. Attualmente non esiste più, quindi è possibile. È un buon segnale. Esattamente, è possibile che in tutte le forze armate e forze di polizia vi sia una presenza un giorno di questi maggiore delle donne rispetto agli uomini. Ripeto, ormai nel panorama pubblico non esiste più la differenza tra uomo e donna, esiste la differenza tra persona capace e persona non capace. Speriamo, insomma, questa è la speranza per il futuro dell'Italia. Allora, io ringrazio tutti gli ospiti di oggi per essere stati qui con noi, il dottor Mario Di Mattia, il dottor Pasquale Contaldi e il perito grafologo Candida Livatino. Arrivederci a tutti, noi ci vediamo come sempre tutte le domeniche qui a Riflessi. Vi voglio ricordare anche la nostra mail, assolutamente importante, che se volete raccontarci qualche storia, denunciare qualche situazione, potete farlo sulla mail di redazione @primatv.it. Ringrazio tutto lo staff di Prima TV, ci rivediamo la prossima settimana qui a Riflessi, arrivederci.